Marco Tamberi al Quirinale, beh, impressioni? Beh, siamo felicissimi, tutta la squadra è qua presente, non vedevamo l'ora di venire, diciamo, a prenderci i complimenti, diciamo, dal uomo più importante d'Italia. È stata una stagione fantastica per l'Atletica Azzurra, siamo riusciti a conquistare per la prima volta nella storia questa Coppa Europa squadre, e il merito è tutto dei ragazzi, la loro capacità di essere squadra, di fare gruppo, di mettere da parte la loro diciamo indole più individuale a favore di uno spirito di squadra che veramente ha fatto la differenza. È stato un 2023 discreto per te, la prima Coppa Europa e poi la medaglia che ti mancava, e adesso è bello pensare anche meglio. A Parigi è bello pensare a Parigi e Roma, no? Sì, indubbiamente quello che è fatto, guardiamo avanti, abbiamo riniziato tutti quanti ormai la preparazione per l'anno prossimo, quindi quello che è il 2023 l'abbiamo archiviato, sicuramente abbiamo festeggiato quello che c'era da festeggiare, ma adesso bisogna preparare per festeggiare di nuovo, allenarci a testa bassa, è un periodo di carico di lavoro importante questo durante l'anno, quindi io non vedo l'ora onestamente per quanto riguarda me stesso di scendere di nuovo in pista, di mettermi alla prova in un anno così importante, gli europei in casa, le Olimpiadi a Parigi, dopo Tokyo a porte chiuse, ritornare a vedere uno stadio olimpico pieno di persone sarà veramente fantastico, quindi speriamo bene. Come sta andando la preparazione? Sta andando molto bene, ovviamente è una preparazione lunga, faticosa, ci saranno tanti ostacoli, tante salite come sempre, bisogna essere pronti ad affrontarle, ma la volontà c'è tutta da parte mia, da parte dei ragazzi, siamo tutti carichissimi perché comunque quando le cose vanno bene hai sempre quella fiducia e quella positività in più di affrontare anche i momenti difficili. Con gli anni ho imparato che le difficoltà si affrontano con la voglia e ci sono sempre, non capiterà mai un anno tutto liscio in cui tutto va bene, quindi bisogna essere disposti e pronti a rimboccarsi le maniche e fare di tutto per le cose, farle andare bene anche quando non vanno benissimo. Ultimissima stagione indoor? Non penso scenderò in pedana la stagione indoor, visto che la stagione outdoor è densa di gare, soprattutto con obiettivi molto molto importanti, quindi voglio evitare qualsiasi tipo di problema che è causato da me. Poi non si sa mai, anni fa ho deciso di scendere in pedana a un mondiale come debutto stagionale indoor, era arrivata anche la medaglia in quell'occasione, quindi vedremo. Se dovessero esserci tutte le condizioni per cui fare una gara non sarebbe rischioso, magari scenderò in pedana, però sicuramente mi preparerò quest'anno ogni singolo giorno pensando a Parigi 2024. Grazie, bocca al lupo.